Età in post-menopausa, storia personale o familiarità per tumore del seno o dell'ovaio, niente figli, inizio precoce e fine tardiva del ciclo mestruale, assunzione di terapia ormonale sostitutiva, mutazione certa per due geni. In presenza di questo identikit, meglio tenere alta la guardia su dolori addominali subdoli che non passano con fermenti lattici o che assomigliano a attacchi presunti di colite. Sintomi, fattori di rischio, diagnosi, terapie e test genetico sono al centro anche del quarto quaderno di Fondazione IOM dedicato al tumore all'ovaio. Il commento dell'autrice del volume, Domenica Lorusso, professoressa di ostetricia e ginecologia dell'Università Cattolica e responsabile programmazione e ricerca clinica della Fondazione Policlinico Gemelli. Allora, il tumore ovarico è una patologia che oggi in Italia colpisce 3.600 donne e di queste purtroppo la maggior parte non ce la fanno e non ce la fanno principalmente perché non riusciamo a diagnosticare precocemente il tumore. Nell'80% dei casi la malattia viene diagnosticata al terzo e al quarto stadio proprio perché non abbiamo un esame di screening efficace e perché i sintomi che la malattia dà all'inizio sono molto sfumati e insidiosi: dolori addominali, senso di pienezza, difficoltà di gestire, e spesso vengono confusi con altri sintomi più, diciamo, intestinali. Quello che però la scienza ha fatto, la ricerca ha fatto negli ultimi anni, è stato quello di sempre più provare a cronicizzare la malattia. Questo lo abbiamo fatto con il miglioramento delle tecniche chirurgiche, ma anche con l'arrivo dei nuovi farmaci. Abbiamo cominciato nel 2010 con l'arrivo degli antiangiogenetici come terapia di mantenimento nel tumore ovarico. Negli ultimi 4 anni arriva una nuova classe di farmaci molto importante che sta cambiando la storia della malattia e sono i PARP inibitori. Oggi i PARP inibitori vengono usati come terapia di mantenimento al termine della chemioterapia. Inizialmente sapevamo essere efficaci solo nelle pazienti portatrici della mutazione BRCA1, BRCA2, che rappresentano circa il 25% delle donne con tumore ovarico. Oggi sappiamo che funzionano anche nelle donne che non hanno questa mutazione e sappiamo che funzionano sia in seconda linea, quindi al momento della recidiva, ma i dati più recenti li stanno portando sempre più come terapia di mantenimento in prima linea dopo la chemioterapia con carboplatino taxolo. L'emergenza pandemica ha cambiato i rapporti all'interno delle famiglie. L'isolamento forzato, lo smart working, l'uso massiccio dei device fino alla ricerca di un nuovo spazio nel contesto familiare che spesso ha acutizzato tensioni e stati d'animo negativi. Questi i temi trattati nel progetto pilota Genitori e figli in tempo di Covid, in partnership tra l'Ordine dei Medici di Palermo, gli assessorati della salute e della formazione della Regione Siciliana e l'Ufficio Scolastico Regionale. L'idea nasce da un'esigenza che chi gestisce la salute delle persone si è reso conto che al di là della malattia in senso stretto, cioè della febbre, della sintomatologia, c'erano una serie di altre situazioni, compresi tutti i disturbi, lo stress che crea sia la comunicazione di una pandemia, quindi di un evento quasi catastrofico, possiamo dire, sia per le singole persone che devono gestire le persone che stavano in casa o avere contatti. E quindi insieme alle altre istituzioni abbiamo pensato di poter iniziare questo esperimento. I dati del report hanno significato maggiormente e certificato che è stato un qualcosa di positivo. Era un'esigenza fare questa iniziativa per dare risposte e principalmente aiuto. In un momento in cui c'è un evento del genere così calamitoso, perché così si può definire la pandemia, si chiede aiuto e servono le istituzioni, devono dare aiuto così come nelle loro statuti. Sicuramente gli incontri hanno
tirato fuori tantissime emozioni che hanno arricchito tutti i genitori partecipanti e che sono stati un numero veramente consistente, credo una trentina. Ma al di là di questo è fondamentale che questo rapporto riveli le esigenze sia da parte dei bambini, perché noi abbiamo bambini fino ai 10 anni che si devono rapportare con una pandemia che non è assolutamente facile da gestire già per gli adulti, figuriamo per i bambini, il rapporto con la morte, il rapporto con la malattia, il dover rimanere chiusi a casa, sono state tutte delle preoccupazioni che i bambini hanno vissuto, ciascuno in un modo diverso, ma sempre come preoccupazione. Quindi è importante che vengano fuori queste tematiche proprio con un supporto valido per poterle affrontare al meglio. UPMC Academy ha organizzato per il prossimo 16 dicembre il webinar La dermatologia in ambulatorio non dermatologico, le chiavi per la diagnosi e il razionale della terapia topica. Un incontro gratuito e valido per il rilascio di 4,5 crediti ECM, in cui sarà relatore il professor Marcello Monti, dermatologo e infettivologo.